Palazzo Celestini, Manfrena News, siamo qui con Luigi Starace, candidato consigliere alla Regione per il Movimento 5 Stelle. Oggi si presenta la lista e la candidatura a sindaco di Gianni Fiore, sempre per il Movimento. Le sensazioni, le prime sensazioni? Ma le sensazioni sono molto positive perché abbiamo già questo è un risultato, già riuscire a porre in modo diverso il fare politica a Manfredonia. È più che il fare politica, il amministrare insieme, inoculare questa idea che il comune è qualcosa che appartiene a tutti e che quindi la sua amministrazione deve essere quanto più partecipata possibile, è già una vittoria. È anche una realtà a vedere anche i comunicati e l'operato di tutti gli altri candidati sindaci. Per cui noi siamo stati sicuramente bravi a porre la questione, speriamo di essere anche bravi a concretizzarla. L'obiettivo, la soglia con la quale sareste soddisfatti del risultato, sia per quanto riguarda le comunali, sia per quanto riguarda il risultato suo personale per le elezioni regionali, l'obiettivo che vi ponete raggiungibile, prosumibilmente? Per le regionali il nostro obiettivo è portare almeno un consigliere della provincia di Foggia in regione, che poi questo consigliere possa essere espressione magari della provincia e quindi attento alle tematiche della periferia oltre che del centro, del più grosso centro urbano, sono in tanti a sperarlo, ma noi abbiamo già comunque avuto un percorso nei candidati, per cui tutti e otto noi abbiamo ben presente questa cosa, ossia che chi andrà lì, chiunque andrà lì, dovrà fare il bene di tutta la Capitanata e non solo della città o del gruppo della realtà che l'avrà più sostenuto, questo è indubbio. Per quanto riguarda il comune, noi vogliamo riuscire a essere presenti per poter fare veramente un'operazione di trasparenza e quindi avere accesso agli atti, avere accesso alle dinamiche che dall'esterno non appaiono, e per fare questo occorre essere almeno un piccolo gruppo. Fermo restando che sia candidato alla regione e sia chi andrà come consigliere comunale dovrà avvalersi necessariamente delle competenze e dell'aiuto di un gruppo alle spalle, e che questo sia su un livello provinciale o semplicemente cittadino. Un'ultima battuta: Emiliano ha aperto ad un eventuale assessorato tecnico all'ambiente, in questo caso, in caso di sua vittoria, al Movimento 5 Stelle. È accoglibile da parte del Movimento questa apertura di Emiliano? Allora, no, non è accoglibile. Antonio Larichia, la nostra candidata Presidente, ha già specificato in tal senso con molta chiarezza. E noi saremmo contenti che più di un assessorato, ammesso che Emiliano sia nella capacità di adesso promettere assessorati, a noi basta che ci tenga contenti su un aspetto: il taglio degli stipendi, il taglio delle identità, e come anche in altre avrete già visto qualche giorno fa con quell'iniziativa della Pagnotta, noi chiediamo che Emiliano ponga la questione etica, nel senso che oggi ricevere uno stipendio di 12.000 euro mensili significa oltre mezzo milione di euro in 5 anni, con l'attuale situazione sociopolitica e le attuali difficoltà delle famiglie italiane non è più sostenibile.